tu voliva pizza. Pizzeria Rosticceria La Cantanapoli. Alla Cantanapoli puoi gustare la pizza preparata dal maestro Emanuele Stella, esperienza decennale nel settore, pioniere degli impasti a lunga lievitazione con la tecnica del freddo che conferisce alla pizza quella particolare leggerezza e bontà. Io te portai a dove stanno meglio ristorante. La Cantanapoli è specializzata nella pizza al metro, oltre alle tante prelibatezze di rosticceria. Entusiasmato da tutto sta parata. Alla Cantanapoli la pizza la puoi portare via oppure gustare nell'apposita saletta in tutta tranquillità. Ma tu voliva pizza, pizza, pizza da bomba. La Cantanapoli, aperto a pranzo, chiuso la domenica. La Cantanapoli la trovi in via Marconi Lamezia Terme. Telefono 0968 46 29 97 oppure 338 78 97 895. La Cantanapoli. Amici telespettatori, con questa puntata vogliamo parlare di quelle che sono le liste di attesa per quanto riguarda le visite specialistiche negli ospedali calabresi. Siamo andati presso l'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, dove per esempio per prenotare una visita specialistica, una ecografia osteoarticolare, occorrono 6, 7, 8 mesi. Ma se si ha la possibilità di andare in intramegna, quindi a pagamento, nella stessa struttura, con gli stessi medici e con le stesse attrezzature, la visita specialistica la si può fare anche nell'immediato. Buongiorno, senta, io dovrei prenotare una visita cardiologica con la prova sotto sforzo sul tapirulan. Quante impegnative ha, signora? Una. Mi servono due impegnative comunque. Sì. Un secondo che vedo i tempi. Sì. Per l'assistito è una prima visita cardiologica? Sì, per me sì. Per le visite per le prime visite cardiologiche al Pugliese sono il 13 di agosto. Il 13 di agosto 2018? Sì. Io ne ho urgenza, mi scusi. Signora, io da qua purtroppo le sto dicendo le date come sono. Guardi, mi scusi, a me è successo anche con altre visite, ma è possibile che al Pugliese non si può avere una visita specialistica prima di un anno? Io vorrei capire perché. Signora, io quello che mi mandano le prenoto. Dovrebbe chiederlo piuttosto ai reparti, non a noi. Mi scusi, anche mi mandano. Perché noi non siamo neanche in ospedale, quindi. Senta signora, io avrei urgenza di prenotare un elettrocardiogramma sotto sforzo con il tapirulan, con la visita cardiologica annessa. Ho telefonato per poter avere, insomma, normalmente, e mi hanno dato mi hanno detto il 13 agosto. E io muoio, nel frattempo muoio di infarto. Allora signora, noi abbiamo domani, diciamo che c'è sia il dottore domani? Domani e per le due dovreste essere qua, anzi per l'una e mezza, oppure sì. Lunedì 9 ottobre sempre col dottore, se non andiamo più avanti. No, ma cioè sì, ecco, allora io mi faccio fare le basi e la faccio intramenia, ma per curiosità, ma com'è possibile che se si prenota normalmente passa un anno, mi hanno detto il 13 agosto o il 12. Allora, signora, non andiamo a polemizzare su questo. Ma siete in pochi, non ho capito, siete in pochi. Allora, non lo so. È l'ufficio dove noi prenotiamo, signora. Loro lavorano e rimangono come extra, signora, qua. Per questo voi non vi dovete
porre questa domanda sul fatto perché se con loro lavorano di mattina con le impegnative, signor. Nessuno la obbliga a telefonare nell'intramento. È come se lei... No, no, ma lo so, mi è già capitato... Guardi, guardi, a me è già capitato con una colonoscopia, la stessa cosa, la stessa cosa. Io vorrei capire ma se... No, non è una questione mia, io non le posso rispondere anche perché sono un'impiegata di qua, io non so come loro lavorano. Loro ci danno la disponibilità fuori orario di servizio, ok? Se voi chiamate e vi dico io domani o anche oggi stesso, sì. Cioè non mi dovete porre voi la domanda. No, 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 ma non è che la pongo a lei, signora, non la pongo a lei, me la però pongo io. Ma nel rispondere ci sono io, signora, capite? Sì, sì. Ma non contenti di ciò, noi siamo andati all'interno dell'ospedale per raccogliere delle testimonianze. Ascoltiamole. Per prenotare una visita per una prova di sforzo cardiologica, mi hanno fissato agosto 2018. Chiedevo se c'erano altri tipi di... A pagamento si fanno. L'unico a pagamento. Si fanno brevi. Da oggi e domani fanno. Cioè tra oggi e domani. Li fanno su. Allora, andate all'URG. Sì. Dove... Si esce da qua. Dove fanno le prenotazioni per sì. Le entramenti? Sì. E dite quale medico volete e vi fanno. Ma sono sempre gli stessi medici dell'ospedale. Sì, sì, sì. Ok, dimmi. Bisogna preparare. Dite, però come devo fare? Loro mi scrivono tutto. Quanto è? Quanto è? E dico una somma e tutto. Va bene? Ok, grazie. Mi hanno prenotato da 7 mesi. Da noi teoricamente si può fare a breve il costo di 180 euro. 100 euro. E nel giro di quanto tempo? La prossima settimana già la potrebbe fare. Quindi sarà una settimana? Sì. Se vuole le donzella preparatrice, ma così quando mi chiama... Non la ricetta se vuole andare meglio. Non serve l'impegnativa da noi. A noi non serve l'impegnativa, se volete la possiamo prenotare già da adesso. Ah, ok, no, pensavo che si fosse la... No, da noi no, no, da noi no, quindi la prenoto sì. Già da adesso. Il pagamento si fa quel giorno stesso, sì, sì. Qua avete i nostri telefoni, eventualmente faccio il costo e l'ora, ok? Sì. 100 euro in contanti. Ok, salve. In tutti gli ospedali calabresi, perlomeno quelli più importanti, più grandi, vi è la sezione del tribunale del malato. Noi siamo andati ad ascoltare il parere appunto di alcuni referenti del tribunale del malato dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Vediamo. In pratica la situazione è questa, per poter accedere ai servizi molto spesso bisogna rivolgersi all'intramenia perché altrimenti le liste d'attesa sono troppo lunghe e quindi chi ha la possibilità si rivolge al medico pagando. Allora la regione che cosa intende fare per quanto riguarda la lista d'attesa, che sono diventate liste d'attesa lunghissime, anche di un anno e anche qualcosina in più. Sì, ma queste lunghezze per le visite, per le liste di attesa, sono forse dovute anche a questo sistema, cioè intramenie, sì. Perché se il medico riesce a prendere 50 euro in più, giusto per parlare in termini allora, guarda, pratici, al giorno, io voglio perché, deve, perché io lo stipendio lui ce l'ha. Dalla struttura sanitaria, dall'azienda sanitaria. Se lui riesce a guadagnare 50 euro più al giorno, 100, 150, 200, e forse lo fa apposta ad allungare le liste d'attesa. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Bisognerebbe andare a vedere quante visite si fanno nell'ordinaria al giorno e quante visite si fanno per quella specifica visita, appunto, per quella specialistica, quante visite fanno nell'ordinaria e quanto se ne fanno nell'intramedia. Certo, io questo problema lo abbiamo sollevato. Sollevato pure io stesso a mezzo stampa, ho chiesto praticamente di conoscere a fronte di denunce verbali che ho recepito da parte di alcuni malati, anche io per la parte mia, come mai ho chiesto che si sapessero quante intramenie, dove vengono fatte queste intramenie, da chi vengono fatte e a che ora vengono fatte. Così abbiamo un consuntivo
di dati che ci consentono poi di dire se è necessario, come mai si fa tanto intramenia. Perché? Però è un dato che non è difficile da perché noi lo abbiamo potuto fare, lo abbiamo potuto constatare con delle semplici telefonate. Allora, come mai cardiologia, io prenoto una visita cardiologica con il tapirulan, diciamo così, quindi una visita ECG da sforzo. Ok, da sforzo, me la prenotano il 18 di agosto in ordinaria, in intramedia, senza scegliere il medico, me la prenotano il giorno dopo. Cioè, non è difficile capire quante visite si fanno al giorno e quali sono soprattutto i medici che fanno questo gioco. Però una denuncia va fatta sul dato ufficiale, sono stati chiesti e non sono state date, non è uscita l'azienda, in questo caso siamo al pugliese, ma penso che è un fatto generale, anche altri sono nelle stesse condizioni. Quindi il problema è appunto questo, mancano questi dati, dovrebbe essere dati immediati per conoscerlo. Sì, ma sono dei dati che sicuramente l'azienda sanitaria non vi darà mai, perché sono dei dati segregati. Allora forse soprattutto voi come allora, tribunale del malato dovreste fare delle indagini. Io vorrei dire questo, che una legge nazionale, che non ricordo ora francamente qual è la legge, però dice che come cittadini, come associazioni di cittadini, abbiamo il diritto di partecipare in tutta una serie di commissioni che vengono istituite nelle varie aziende. Okay. Noi non siamo presenti da nessuna parte. Allora mi viene in mente che potremmo far parte di quel nucleo che va a valutare la bontà delle intramenie. Perché dell'intramenia? Perché bisognerebbe fare un certo numero di visite istituzionali per poter poi accedere alla visita intramenia. Chi ci dice che i dati sono quelli? Allora, se come cittadini facciamo parte di una di queste commissioni, per esempio, potremmo essere la parte terza esterna, che comunque è attenta ed è al di sopra delle parti e non deve fare gli interessi di nessuno se non quella dei cittadini. Ecco, questo potrebbe essere un primo approccio sano su questa vicenda. Poi, insomma, è chiaro, se lei fa un giro si rende conto che in fondo di visite istituzionali ci sono alcuni ambulatori alcune mattine che sono completamente vuoti. Lo sappiamo. Quindi lo vuol dire che insomma qualcosa non funziona. E allora dobbiamo chiedere alla regione che faccia dei controlli seri e che faccia applicare le leggi. E dico di più, mi spingo oltre, l'intramenia chi la vuole fare dovrebbe farla nel proprio studio privato. Chi lavora in ospedale ci deve lavorare a tempo pieno, perché non se ne può più di una sanità inaccessibile. Ormai non si cura più nessuno perché la gente non ha soldi, perché c'è gente che ha pluripatologie. Lei ci pensa se deve andare in intramenia per curare tutti i problemi che ha, che cosa costa? Immagino. E poi non è solo la visita, ci sono le terapie che vanno fatte, quelle si pagano pure. E quindi si rende conto che ormai la stragrande maggioranza della gente rinuncia a curarsi e questo non va bene. Mi pare che ci sia un disegno ben preciso, perché qua si sta agevolando soltanto il privato. Quali sono i laboratori maggiormente vuoti, come diceva lei? Gli ambulatori. Guardi, ce ne sono, ora mi prende un po' in contropiede. Comunque ci sono, ci sono degli ambulatori che sono vuoti la mattina. Sì, ce ne sono, che fanno poco o niente, e poi sappiamo che invece si lavora tantissimo in intramenia. Sì, ce ne sono. Poi io ribadisco un concetto che spesso sento dire anche al commissario, che ha altre esperienze fuori da questa regione, e che io condivido in pieno, e cioè chi studia questi fenomeni di flusso e chi li deve normalizzare? Perché guardi, io provengo, quando lavoravo, adesso ho pensionato, da una catena di montaggio, lavoravo all'Italsidere d'Italia in una catena di montaggio. E beh, lì la prima cosa è quando succede un'anomalia, come fare per prevenirla ed evitarla dopo. Quante sono state le anomalie passate? Ogni quanto si verifica, e quindi in base a questo si facevano programmi.
qui da noi perlomeno in sanità questa mentalità, questa pianificazione non viene fatta. D'altra parte, se lei pensa che in questo momento al Dipartimento Tutela della Salute, io sono andato venerdì, manca metà personale, ma chi deve dare più le disposizioni e guidare questi ospedali e dire in modo uniforme i comportamenti come gestire? Noi abbiamo poi a Catanzaro l'eccesso della disfunzione, abbiamo due ospedali hub in una città di 100.000 abitanti, sì. Mi pare enorme. Io mi interesso dei dializzati, trapiantati renali, delle malattie renali, e ci sono comportamenti diversi, modi di gestione diversi, doppioni quindi, che secondo me si potrebbe necessariamente, si deve razionalizzare. Quindi, ma la regione non sta facendo niente per fare questa unificazione, niente, di niente, e quindi noi qui siamo gli stessi malati. Non è più il confronto tra il malato renale viene gestito in un modo diverso in Calabria rispetto alla Lombardia, ma all'interno della stessa città abbiamo un malato renale che viene gestito in modo diverso tra due ospedali della stessa città. L'assurdo! E questa è la situazione dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro per quanto riguarda le visite specialistiche, per quanto riguarda le prenotazioni. Noi ovviamente gireremo, faremo altre puntate su questo argomento, andremo a scoprire la situazione che vi è nelle altre strutture sanitarie. Per ora vi ringrazio per averci seguito e vi invito a fare le vostre segnalazioni attraverso questo numero di telefono e attraverso questa email. Grazie, alla prossima puntata.